La caduta di casa Usher è probabilmente uno dei racconti più famosi di Poe. Un poema dai toni cupi e gotici, pieno di tristezza e disperazione. Ma è anche la testimonianza di una mente disturbata e preda di grandi ossessioni. La mente, è chiaro, è quella dello stesso Poe. In tutti i suoi racconti ci sono tratti autobiografici, poiché Poe spesso rivelava su di sé e sulla sua tragica esistenza più di quanto immaginasse di fare. Qui si parla di Roderick Usher, che con sua sorella Lady Madeline è tutto ciò che rimane dell'antica e potente e tormentata famiglia degli Usher. Roderick ha chiesto a un vecchio amico di andare a fargli visita, un invito partito dal cuore. Ho trascorso tanto tempo senza la gioia della tua vicinanza, mio caro amico, e desidero profondamente di godere ancora una volta della tua compagnia. Da molti mesi sono debilitato, soffro di disturbi fisici e mentali. La tua gioiosa compagnia mi darà senza dubbio sollievo. Concedimi l'onore di essere mio ospite presso la casa della mia famiglia. Ti prego, vieni non appena ti sarà possibile. Il tuo amico disperato, Roderick Usher. Salve! C'è nessuno in casa? C'è nessuno? Roderick? Paul! Paul, caro amico mio! Entra! Accomodati! Sei arrivato finalmente! Non c'era nessuno ad accoglierti alla porta. Joseph! Joseph! Dove ti sei cacciato? Non hai visto che abbiamo un ospite? Apparecchia perché il signor Paul possa mangiare. E prendi il nostro vino migliore. Ero occupato con il medico, signore. Desidera andare via. Dannazione! Ti chiedo scusa, Paul. Un momento solo. Quando guardai il mio vecchio amico, vidi, seppur nella fioca luce di quella casa così cupa, il pallore cinereo della sua pelle sui lineamenti tirati. Era un bell'uomo, ma ora appariva debole e smunto. Sto vivendo all'inferno, Paul.
Dall'ultima volta che ci siamo visti, questa malattia mi sta lentamente distruggendo. Posso mangiare solo cibi molto leggeri. Il semplice contatto con i miei abiti è per me appena tollerabile. Persino il profumo di un bocciolo mi soffoca. Ma il dottore non può fare nulla. No. I medici hanno tentato qualsiasi cosa, ma senza ottenere risultati. Ormai so che morirò così. Ne sono certo. Roderick, posso accettare che, insomma, tutti dobbiamo accettare che alla fine la morte sia inevitabile, ma ci saranno medicine che possano curarti o almeno alleviare la tua pena. Non esistono medicine per curare qualcosa che non attacca il corpo, ma aggredisce la mente stessa. Paul, il futuro mi terrorizza. Vedi, io non temo alcun pericolo, ma l'effetto che il pericolo porta con sé, il terrore. C'è qualcosa di ereditario e diabolico qui nella mia anima. No, amico mio, non devi mai abbandonarti a questi cupi pensieri, o ne sarai schiavo. Verrà il tempo in cui sentirò di dover abbandonare la vita con il mio corpo e anche con la mente. Ho perso la ragione. Roderick. La mia lotta è contro la paura. La paura. Mio caro vecchio amico, non hai idea di cosa significhi per me la tua presenza qui. Che succede? Cosa ti turba? Io... Perdonami, non ne sono sicuro. Sono confuso. La scorsa notte, mentre mi recavo nella mia camera da letto... Sì? C'è stata, così credo almeno, un'apparizione. Una donna bellissima. Bellissima ma mortalmente pallida. La scorsa notte? Sul terrazzo? No, in corridoio. Devo averlo immaginato perché quando ho guardato ancora, lei era scomparsa, svanita. No, non l'ha immaginato. Hai visto la mia Madeline? Madeline? Non ti ricordi di mia sorella? Madeline? Si è di nuovo alzata dal letto. Non c'è motivo di allarmarsi, spero. Madeline sta morendo, Paul. Non posso tollerare il pensiero della vita senza di lei. È sempre stata la mia sola compagnia. Senza di lei rimarrei completamente solo. Siamo gli ultimi eredi dell'antica casata degli Asher. Vieni. Voglio mostrarti delle cose che la riguardano. Le donne di Allan Poe sono sempre state bellissime, ma spesso sono oscure presenze o fantasmi. Tuttavia vengono sempre amate, anche quando scompaiono o muoiono a causa di mali orribili.
tutta di perle e rubini scintillanti. Era la porta del palazzo, attraverso cui giungeva fluente, in eterno sfavillante. Una corte di echi che doveva cantare l'ingegno e la saggezza del re. Ma creature malvagie, tutte vestite a lutto, assalirono l'eccelsa dimora del monarca. E tutto attorno alla sua dimora. La gloria che sfavillava e riecheggiava non è che una favola ricordata da un tempo antico e sepolto. Lei significava molto per te, vero? Lei è tutta la mia vita. Scusate, la signora sta male. Scusami, Paul. Ma certo. Pure. Sto solo rasserenando il mio tesoro. Madeline dovrà rimanere a letto ancora a lungo. È morta. Lei è morta. È andata verso l'oscurità, verso la solitudine. Ed io non ero con lei. È così immobile. Non dovresti colpevolizzarti, Roderick. Avrei fatto qualsiasi cosa per salvarla. Qualsiasi cosa. Sai, noi eravamo gemelli. Ho vissuto la sua morte come fosse la mia. Siamo stati così uniti nella vita, ed ora siamo separati nella morte. Vegliamo su Madeline per tutta quella lunga notte. E per la maggior parte del tempo Roderick fu silenzioso, solo con il suo dolore. Ma in alcuni momenti parlava del suo terrore per il futuro, la sua paura per ciò che avrebbe portato il domani. I medici vogliono stabilire quale sia la causa della sua morte, della sua malattia. Io non posso nemmeno pensarci. Orribili strumenti chirurgici che si insinuano nelle tenere carni della mia cara sorella. Paul, devi promettere di aiutarmi. Ma certo. Voglio tenere la mia Madeline qui, con me, nella casa degli Asher. Mi aiuterai, non è vero? Qui potrò proteggerla da tutti. Sotto le volte di questa casa sarà indisturbata, inviolata. Thank you.
Come tu hai incontrato il tuo destino, io incontrerò il mio. Al sicuro, la mia Madeline. Finalmente. Abbiamo trovato spesso significativi tratti autobiografici nei racconti di Poe e anche nei suoi personaggi. Roderick Usher aveva tutti i sintomi che presentano i maniaco-depressivi ed erano gli stessi che caratterizzavano l'angoscia che affliggeva anche la mente di Allan Poe. Sentita. Vieni, siedi vicino al fuoco. La sento da quando l'abbiamo messa nella cassa. Movimenti flebili nel suo feretro. Non ho avuto la forza di parlare. Il suono della bara che si apriva. Il debole battito del suo cuore. Lo scricchiolio dei cardini di ferro che rimbomba sotto la volta. I suoi passi sulla pietra. Non capisci cosa abbiamo fatto. Noi l'abbiamo sepolta viva. No, no, Roderick, non può essere vero. Sarà senz'altro il suono del temporale. Sediamoci qui, vieni. Quest'aria malsana non fa bene alla tua mente. Perché non vuoi credermi? Ti dico che è qui, ora, fuori da questa porta. È questo che credi? Bene, allora, guarda con i tuoi occhi la tua follia. No! Una delle maggiori e più frequenti ossessioni di Poe erano i casi di morte apparente. Ma se di questo si trattò, allora la domanda è: Roderick Usher aveva capito che sua sorella era ancora viva quando la chiuse nella bara?
Se è così, perché lo fece? Poe non lo dice, lasciandoci ancora una volta una domanda alla quale non sappiamo, forse non dobbiamo dare una risposta. Era affascinato dall'idea della disintegrazione dell'apparenza, come fosse il riflesso di una devastazione interiore. Le case gotiche, nelle sue storie, simboleggiano la decadenza della vita stessa. È possibile che i suoi racconti rappresentino solo l'ombra del suo personale lento declino verso l'oscurità. Tuttavia, il fatto che il narratore sia sopravvissuto nella casa degli Asher diede allo stesso Poe la speranza di sopravvivere e forse gli diede addirittura una ragione per farlo. Buonanotte e buon riposo.